Italia se ne parla ormai da diversi mesi, esiste un problema di reperimento di risorse per le piccole e medie imprese. Un mondo fuori che le banche non sono più in grado di soddisfare la richiesta di finanziamento che arriva dalle PMI. Quindi per fare fronte a questa mancanza di fondi evidentemente bisogna trovare dei canali alternativi. Uno dei canali alternativi, sicuramente uno dei più importanti, è il cosiddetto canale dei mini bond. Ora, in Italia noi sappiamo che circa il 90% del credito all'impresa passa attraverso la banca. Negli altri paesi non è così. In America siamo a percentuali che sono sotto il 50%. Quindi c'è spazio perché in Italia il finanziamento alle imprese avvenga attraverso questo canale e non più attraverso il canale bancario. È un mercato ancora in una fase molto iniziale, la raccolta anche è stata modesta di questi fondi ancora, proprio perché poi anche le emissioni sono state modeste, però è qualcosa che si sta mettendo in piedi. Tra l'altro adesso c'è stato recentemente anche il comunicato della Cassa Depositi e Prestiti che sottoscrive, che investirà 250 milioni in questi fondi, sostanzialmente in una parte di questi fondi che sono nati. Per cui noi pensiamo che anche attraverso l'investimento diretto della Cassa Depositi molti altri investitori che fino adesso sono stati un po', diciamo, come si dire, un po' a guardare, prendano il toro per le corna e comincino anche a valutare questa opportunità di investire in fondi mini bond. Come può la finanza d'impresa aiutare le aziende medio-piccole italiane a uscire da questa situazione di crisi? Con riguardo alle operazioni di finanza straordinaria, credo che ormai ci sia pure piena evidenza che il fattore dimensionale, la necessità di accorpare le aziende, di fare sistema e di mettere a fattore comune competenze, quote di mercato e capacità siano essenziali per consentire a queste aziende di uscire da una situazione di crisi che oggi è ancora fortemente presente e attanaglia le realtà medio piccole italiane. Le necessità di investimento, di nuova finanza e di capacità di aggredire i mercati esteri richiedono ormai dimensioni che sono diverse da quelle della maggior parte delle imprese italiane. Quindi operazioni di aggregazione, M&A, reperimento di nuova finanza anche in forma di finanza partecipativa, di ingresso nel capitale delle aziende, è uno strumento essenziale per consentire a queste società di superare l'attuale fase di stallo.